Adesso invece vogliamo collegarci con Deborah Cianfanelli, membro di direzione Radicali Italiani, che ci racconta del presidio davanti al carcere di Marassi, se ricordo bene. Buongiorno Deborah. Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori. Sì, siamo qui in presidio davanti al carcere di Marassi, stiamo raccogliendo le firme all'appello rivolto al Presidente della Repubblica. Siamo qui nell'orario di ingresso delle visite dei parenti, siamo a fianco appunto alla sala di accesso, all'ingresso dell'accesso ai colloqui e c'è una forte partecipazione, stanno firmando veramente in tanti questo appello. Dall'interno del carcere di Marassi so che molti hanno aderito allo sciopero della fame e del silenzio. Per avere il numero più certo abbiamo chiesto anche agli stessi parenti che stanno entrando di informarsi per sapere quanti sono, perché non hanno, i dati precisi non sono usciti ancora da queste mura. Sono qui con Andrea Spinetti dell'Associazione Radicale Genova, Marta Palazzi, segretaria dell'associazione, l'avvocato Paolo Musso e Filippo Marcucci. Sicuramente questa iniziativa è molto importante, quello che stiamo chiedendo, anche proprio in maniera particolarmente simbolica, davanti a questo carcere dove ci sono stati già 12 decessi dall'inizio dell'anno, 5, scusami, 5 decessi dall'inizio di questo anno, sono comunque tanti, sui quali sono state aperte anche delle inchieste. E abbiamo avuto già modo di visitare questo carcere che ovviamente, come la stragrande maggioranza, purtroppo vive condizioni di sovraffollamento e tutti i problemi che stiamo da anni denunciando. E il problema appunto dell'amnistia che stiamo chiedendo a gran voce, con la gran voce anche del nostro silenzio, che è la particolarità di quest'ultimo Satyagraha, richiede la riforma, l'amnistia come inizio di una grande riforma richiesta di tutta la situazione giuridica, della giustizia del nostro paese. E, come ben sappiamo, stiamo collezionando denunce da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, stiamo intasando a causa dell'illegalità delle nostre istituzioni, dell'illegalità e dell'anticostituzionalità dell'andamento della nostra situazione della giustizia, collezioniamo denunce da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, intasando il suo stesso andamento, la sua stessa funzionalità, quindi sia dal punto di vista della giustizia penale che dal punto di vista della giustizia civile. Questo noi stiamo chiedendo insieme a tutti i detenuti che hanno aderito all'appello, che hanno aderito alla partecipazione dello sciopero della fame, assieme a tutti i parenti che a gran numero stanno firmando questa nostra proposta. Speriamo che il Presidente della Repubblica voglia, nel rispetto della Costituzione che esso stesso deve garantire, decidersi ad intervenire con un messaggio alle Camere per porre fine a questa situazione di delinquenza abituale del nostro Stato. Quindi noi tutto questo facciamo perché non vogliamo essere complici del disfacimento dello Stato di diritto del nostro Paese e siamo mobilitati ovunque per riuscire a raggiungere questo obiettivo. Per Imperia nel pomeriggio ce ne parla Giampiero Buscaglia che è in collegamento con noi dell'iniziativa insieme al gruppo radicale Adele Faccio. Buongiorno Giampiero. Buongiorno, salve a voi. Allora, oggi pomeriggio iniziativa col gruppo radicale Adele Faccio più che altro di volantinaggio e anche di raccolta firme davanti al carcere di Imperia Oneglia. Ci racconti meglio quello che succederà oggi pomeriggio? Siamo già da un'ora davanti al carcere di Imperia Oneglia. Poco fa ho salutato il direttore Mangraviti, che credo sia prossimo alla pensione. Peccato perché è una brava persona. Quando era venuta Rita Bernardini e Irene Testa ci aveva persino indicato la pizzeria dove andare dopo la visita. E siamo qui da un'oretta, c'è con me Stefano Petrella di Genova e il maestro Fulvio Pino. Abbiamo distribuito i nostri volantini su Amnistia Subito. Abbiamo intercettato, siamo venuti di mattina per intercettare i parenti dei detenuti che tra l'altro fanno i colloqui soltanto 2 volte alla settimana, al mercoledì e al sabato.
Oggi pomeriggio invece ci trasferiremo in Piazza San Giovanni, via San Giovanni, che sarebbe nel centro pedonale di Imperia, e proseguiremo questa attività di divulgazione. L'abbiamo abbinata anche alle ultime parole che Marco Pannella ha detto sul sistema elettorale maggioritario. Non c'entra, le cose sono separate, qui è l'amnistia. Pomeriggio continuiamo sull'amnistia, però anziché parlare di piccole e medie imprese parleremo del sistema maggioritario. Diciamo che l'incipit del volantino relativo al sistema elettorale dice: se prima o poi si tornerà a votare sarà bene parlare per tempo del sistema elettorale senza aspettare l'ultimo momento. In termini di decenza e di legittimità, se si supera il porcellum, bisognerà superarlo non a 15 giorni prima del voto. Tornando all'amnistia, niente, stiamo anche raccogliendo delle firme. Un po' è problematico perché il modulo che abbiamo scaricato è quello di internet e parla di mail, che poi dopo ci bisogna mandare la mail di conferma. Ovviamente noi siamo qui invece con carta e penna, e quindi laddove non ci danno la mail ci facciamo dare un indirizzo, un numero di telefono. Poi non so, eventualmente queste firme le trasmetteremo a Roma e poi in qualche modo vedremo di premiare, se non altro, la buona volontà di quelli che hanno firmato. Hanno firmato alcuni parenti di detenuti e non solo, hanno firmato anche alcuni agenti di custodia.